Bene, buon pomeriggio a tutti. Allora, non so come andranno le cose nel 2018 o nel 2020 o nel 2036, però adesso cerchiamo di dare una prospettiva anche con alcuni operatori mercato, con chi in questi anni, di questi tempi, sta cercando operativamente di entrare nel merito anche di un'offerta più digitale. Il principio è guardiamo alle cose con vari punti di vista. Ecco, adesso cerchiamo in questa tavola rotonda con alcuni operatori di mercato come le reali applicazioni stanno andando. Per questo invito sul palco Andrea Favero, che è Relationship Manager di iShares Italia, Gianluca Bisognani, Call General Manager e Deputy Chief Executive Officer di Banca Sella, e Maurizio Primanni, che è fondatore di Excellence Consulting. Maurizio non è ancora arrivato, arriverà, si spera. Ma prima mandiamo, lo teniamo per la fine. Grazie. La resistenza al cambiamento, devo dire che in questi anni, sono un po' di anni che cerco di studiare e anche di mettere un po' le mani nel motore del sistema della consulenza finanziaria, al pari di molti di voi, certamente con un altro punto di vista di chi fa formazione, punto di vista di chi fa consulenza ai sistemi di advisory, di wealth management. Allora, qui vediamo una realtà a oggi, poi in futuro potrebbero cambiare molto le cose, però vediamo una realtà di clientela, cioè chi ha i soldi in Italia, ce li hanno, chi sono i clienti più interessanti, quelli che hanno 20 anni, 30 anni, che navigano su internet, che hanno gli account su tutti i social media, che sono pronti ad assumere nuovi modelli di gestione del risparmio, eccetera. No, i soldi ce li hanno, chiamiamoli i diversamente giovani, ok, allora, persone che tendenzialmente hanno bisogno di un interlocutore umano, e da qui occorrerebbe partire, perché certamente a oggi noi abbiamo notato, anche in virtù delle caratteristiche di questa domanda, una certa vischiosità al cambiamento. Non so se avete notato in questi anni quando è che i clienti hanno cambiato banca. In due casi: il primo, quando il direttore di banca veniva preso da una rete in cambio di un ingaggio e si portava dietro i propri clienti, non tutti ovviamente, metti il 50, 60, 70% nei casi più fortunati, prima fattispecie. Seconda fattispecie, la banca sta per fallire, e allora lì abbiamo visto delle fughe, non tutte però, una parte, perché poi sappiamo che ci sono i clienti indebitati che hanno, come dire, una certa difficoltà a lasciare la propria banca, no? Allora, quindi a oggi è stato difficile, che prima sentivamo parlare appunto di disruption, di cose di questo tipo, però a oggi non abbiamo visto una grande disruption, abbiamo visto dei cambiamenti di banca, di interlocutori, soltanto in questi due casi. Di nuovo, in futuro le cose potrebbero andare diversamente, però la storia e la realtà è questa. La realtà è di una clientela, poi magari se avrò qualche minuto alla fine cercherò anche di entrare in maggiore dettaglio su questo argomento, però la realtà è quella di una clientela ancora molto legata a un aspetto fisico della consulenza. E poi volevo anche così introdurre un argomento che di nuovo cercherò di trattare in seguito, che è quello della differenza tra robo investing, che è quello di cui prevalentemente abbiamo sentito parlare fino a questo momento, che è consulenza di portafoglio, consulenza sugli investimenti, che è una cosa bellissima, che è una cosa straordinaria, ma che è un sottoinsieme del robo advisory, perché advisory significa fare advisory sulla finanza personale del cliente. E allora qui sarà interessante andare a scoprire, magari lo faremo insieme ai nostri ospiti, quali sono i margini per una robotizzazione, modellizzazione anche della finanza personale del cliente, che va oltre la gestione del portafoglio e degli investimenti. Allora qui volevo partire da Gianluca. Gianluca, sei ai vertici di una delle banche credo più innovative in questo settore tradizionalmente. Ricordo che Banca Sella da molti anni cerca di
essere all'avanguardia nella digitalizzazione dei propri servizi. Allora, quindi, partiamo da te per cercare di capire qual è l'opportunità, quali sono i rischi, le opportunità che derivano da un approccio B2C nell'ambito del robo advisor piuttosto che robo investing, invece rispetto a un approccio B2B, quindi robo for advisory. Allora, qual è la tua opinione e qual è la vostra posizione anche come Banca Sella in merito a questa differenza? Grazie, buonasera a tutti. Ma sicuramente Banca Sella ha una lunga storia di innovazione che fa parte un po' del DNA della famiglia, dell'impresa, del fare impresa, molto, molto più che fare banche, proprio fare impresa nel senso proprio del termine. E sulla digitalizzazione in particolare noi abbiamo un'attenzione pressoché ossessiva. Banca Sella è stata la prima banca italiana a introdurre l'online banking e il trading online tanti anni fa, così come tante altre innovazioni che di anno in anno in ambito tecnologico e digitale si sono succedute con alterna fortuna, perché non tutto ha sempre funzionato nel panorama italiano. A volte anche arrivare troppo presto è un errore. Arrivare troppo presto significa trovare un mercato, trovare una platea di clienti che ancora non conoscono, e quindi torniamo al tema dell'education, torniamo al tema del ritorno dell'investimento, torniamo al tema che in altre strutture questi investimenti vengono magari ritardati proprio perché ci sono altre priorità più di breve. Solo una chiosa, io credo che qualunque amministratore delegato e qualunque banca d'Italia sarebbe lieto di investire il 100% in innovazioni, in nuovi prodotti e in marketing. Il problema è che con una regulation che cambia di mese in mese, l'80-90% degli investimenti che si fanno sulla legacy sono semplicemente per stare al passo con l'evoluzione normativa. Ma questa non è una polemica, ma è solo una chiosa in difesa dei miei colleghi. Allora, torniamo al tema della digitalizzazione e salutiamo Primanni. Maurizio Primanni, benvenuto. Allora, il tema della digitalizzazione secondo me è abbastanza emblematico, non solo del caso italiano, ma che fa specie, ma a livello anche internazionale. La digitalizzazione è già vinta su alcuni aspetti. Pensiamo alla percentuale dei bonifici che vengono fatti online rispetto a quante persone vanno a fare il bonifico in filiale. Pensiamo a che fine hanno fatto gli assegni bancari che 10 anni fa erano i portafogli di tutti noi e oggi sono sostanzialmente spariti. Quindi tutto ciò che era più o meno stupido, più o meno facile, è strettamente collegato al tema del sistema dei pagamenti, è già abbastanza digitalizzato, è già andato online, con una riduzione della marginalità importante. E guarda caso, tutte queste cose facili, è l'arena dove soprattutto gli over the top, le grandi società, pensiamo a Google, pensiamo a parte PayPal, pensiamo ad Amazon, pensiamo a Facebook, stanno entrando ed entreranno con sistemi di pagamento molto facili. Poi torniamo a quelli che sono gli elementi distintivi. Quindi questo è un tema, secondo me, fatto. Venendo al tema della serata e quindi dell'advisory o dell'investing, e qua è molto più complesso, perché la distinzione di advisory o investing, nella misura in cui offro direttamente al cliente qualcosa, quindi il B2C, come ci diceva Marco Liera, è molto complesso, perché torniamo a quel tema della fiducia e della conoscenza, dell'education della nostra controparte, che ahimè è merce rara. Allora dobbiamo intermediare, questo vediamo se il tempo ce lo consentirà di spiegarlo, con quello che tecnicamente viene definito una piattaforma di robo for advisor, cioè io fornisco degli strumenti, delle piattaforme, facilito la vita all'advisor, al consulente, al bancario, al promotore finanziario, che a sua volta può avere un rapporto con il cliente. Perché ancora oggi, anche le realtà di maggior successo a livello internazionale, ma ancora di più in Italia, ove io vado su un prodotto, un servizio complesso, un mutuo, un prodotto di investimento, un fondo comune di investimento, un servizio di consulenza, il cliente ha bisogno di parlare con qualcuno. La quantità di clienti che fanno totalmente da soli è risibile. Quindi io posso fare tutto online, posso fare tutto da solo, ma quando ho bisogno di capire, e faccio un mutuo una volta nella vita, e sto facendo degli investimenti con una parte emotiva, emozionale importante, perché sto facendo un investimento non per investire 1.000 euro, ma perché magari il pacco, il PAF serve a finanziare gli studi dei figli, a finanziare la mia pensione che non avrò, o il gap previdenziale da quando io vado in pensione a quando me la danno la pensione, o meglio, da quando io finirò di lavorare a quando qualcuno forse mi darà la pensione. Ora qui c'è una parte emotiva, c'è una parte di complessità di prodotto, una parte di complessità di servizio, per cui è fondamentale l'interazione umana, meglio se con qualcuno di competente, ma soprattutto umana perché è un aspetto psicologico. Perché in quel momento
non sono in grado di capire se il prodotto è buono, ma ho bisogno di qualcuno di cui mi fido, che mi tranquillizzi, che mi dica sì, tu stai facendo la scelta giusta. L'evoluzione allora sarà quella di dare questo rapporto umano, non sempre una dimensione fisica, vicina, di prossimità, ma io posso avere un consulente anche a distanza. Stiamo avendo un grande successo, un grande ritorno di fiamma di successo per tutto ciò che sono i canali remoti, pensiamo al call center, ma non è più un call center, è un customer care che lavora su orari lunghissimi, 7 giorni alla settimana, che ti segue su tutti i prodotti e i servizi, su tutte le tue esigenze, e mentre tu parli al telefono con qualcuno, magari fai il co-browsing, cioè sullo stesso schermo vedi le stesse cose, ti arriva la mail con l'informazione, ti consiglio come usare le cose, ti arriva l'SMS di conferma, però sto parlando con qualcuno che si sta occupando di me. Quindi secondo me questo è l'aspetto, e chiudo, cruciale. Le cose banali, la digitalizzazione è già vinta, le cose complesse serve l'aiuto di qualcuno che mi guidi, che mi aiuti. A quel punto vanno in multicanalità, sull'online puro e sul digitale puro ci vanno bene in pochi, pochissimi oltre i trader. Sì, infatti credo, Gianluca, che non sia facile utilizzare un automatismo. Se Amazon è riuscita a rivoluzionare la vendita di vari prodotti, dai libri alle scarpe, all'abbigliamento, eccetera, allora anche nei servizi finanziari succederà la stessa cosa. Ma io credo che sia abbastanza semplice da comprendere. L'attesa che c'è nell'acquisto di un paio di scarpe o di un vestito o di un libro sia diversa rispetto all'aspettativa che deve essere costruita in merito, non tanto servizi basici bancari, quanto servizi, come dicevi tu, più complessi, come la gestione del portafoglio per poi arrivare a un advisory più allargata. Ricordo che recentemente ho letto su un sito americano, non mi ricordo se era Zero Hedge o Business Insider, questo giornalista giovane, un post millennial, ma beato lui che ha già un reddito, non è uno di quei millennials che hanno un po' squattrinati, che quindi si è rivolto, da una parte ha cominciato a rivolgersi a un consulente finanziario umano, no? E dall'altra ha provato a confrontare il tipo di assistenza che aveva avuto da questo consulente umano con il tipo di assistenza che ha avuto da Betterment, che è appunto una delle più note piattaforme di robo investing negli Stati Uniti. Allora lui ha detto: ma insomma, io non vedo l'utilità di rivolgermi a un consulente umano, dal momento che lui è arrivato da me e mi ha fatto la cortesia di venirmi a trovare, mi ha fatto delle domande, mi ha costruito il profilo, mi ha consigliato un portafoglio. Sono andato su Betterment, io in un momento in cui ero libero, quindi mi sono gestito anche il mio tempo in modo flessibile, non ho dovuto fissare l'appuntamento con nessuno, ho risposto online alle stesse domande più o meno che mi aveva fatto il mio consulente umano, questo potenziale consulente umano, e alla fine ho avuto come output più o meno lo stesso portafoglio in termini di profilo rischio rendimento atteso, con una serie di prodotti che magari non erano gli stessi di quelli che erano stati consigliati dal consulente umano. Grossa differenza il prezzo, nel senso che con il consulente umano la commissione era X%, con il consulente Betterment era X meno una alta percentuale. È chiaro che nel momento in cui si realizza il rapporto, come dicevi tu Gianluca, certamente ci possono essere delle complessità, però vediamo come possono essere ridotte ai minimi termini. Io credo che ci sia anche un punto importante nel ricordare che questo rapporto con il consulente, sia esso robotizzato o robotizzato con l'assistenza a distanza di un umano o addirittura totalmente umano, è un rapporto che dura nel tempo. Nel tempo possono succedere tante cose, come ricordava prima Roberto Nicastro. I mercati possono anche fare meno 20, meno 30, meno 40%. Ci possono essere eventi rari a grande impatto, drammatici, come attentati terroristici con conseguenze sui mercati, improvvisi sui risparmi, addirittura disruption, questa sì una vera disruption sul funzionamento dei mercati. E allora la domanda che ci si fa, ma resta senza una risposta, augurandoci che queste cose siano molto in là nel tempo, la domanda che ci si fa è: ma in quel caso qual è la risposta che può dare un interlocutore completamente automatizzato / disumano, e qual è la capacità che ha questa organizzazione basata su un rapporto a distanza robotizzata di trattenere i clienti? Perché quando ci sono stati degli stress test in passato, appunto come nel caso
delle torri gemelle oppure della grande crisi 2002-2003 o più recentemente 2008-2009, che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che alla fine le reti umane hanno preso schiaffi, sberle, insulti, però alla fine i clienti non se ne sono andati, se non in minima parte. Quindi si è constatata una efficacia delle reti umane a trattenere questi clienti proprio nei momenti più drammatici. Questo stress test, prima o poi purtroppo ci sarà, dobbiamo rassegnarci, dobbiamo vedere come si concluderà per gli interlocutori, gli intermediari che funzionano su base esclusivamente automatizzata. Ed è per questo che alcuni di questi nel frattempo si sono dotati anche di un tipo di assistenza umana, sia pure a distanza. Andrea Favero, iShares, fa parte del gruppo BlackRock, come sapete tutti, quindi grande presenza nell'asset management passivo, quindi stiamo parlando di chi già sta lavorando da anni per costruire mattoncini a basso costo, quindi ideali per essere inseriti, come accade nella realtà, in portafogli automatizzati, algoritmi di ottimizzazione, eccetera eccetera. Allora, come avete osservato, come avete seguito l'evoluzione del mercato dei robo advisors nel corso degli ultimi anni? Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Effettivamente sì, abbiamo avuto un ruolo privilegiato in quanto mattoncino principale, no? Poi di questi servizi di robo advisory. È un mercato che, se andiamo a vedere, è relativamente recente, largo circa parliamo di 10 anni di vita, e anche relativamente contenuto in termini di masse, stiamo parlando di circa 150 miliardi di masse in gestione a livello globale, contro aspettative anche nei prossimi 2 anni, quindi al 2020, di raggiungere il trillion, quindi siamo ancora in una fase quasi embrionale. Nonostante ciò, però, alcuni elementi, alcune caratteristiche distintive, un po' le abbiamo già accennate, stanno iniziando ad emergere. Se infatti nasce come un mercato di fintech startup, no? Ne abbiamo parlato anche questa mattina, se andiamo oggigiorno a quantificare quelle che sono le masse in gestione, vediamo una netta prevalenza di cosiddetti incumbent, circa l'80% delle masse che cubano il mercato dei robo advisor sono presso incumbent, sono quindi presso player con una presenza consolidata sul mercato come delle banche. Ecco quindi un primo elemento che è risultato differenziante in termini di modelli di business. Da una parte gli incumbent, con un brand forte in molti casi e una base di clientela su cui leverageggiare il servizio, dall'altra delle fintech con magari delle tecnologie particolarmente belle, particolarmente innovative, ma che si sono confrontate e si stanno confrontando con dei costi di acquisizione della clientela elevati. Quindi questo primo elemento che guida anche le differenze tra Stati Uniti ed Europa. Con quest'ultima l'Europa ha ancora un mercato prevalentemente di start-up, prevalentemente di fintech. Differenze che si riflettono poi anche nei tassi di crescita. Se prendiamo ad esempio il primo player negli Stati Uniti, nel corso degli ultimi 2 anni ha visto un incumbent, ha visto triplicare le proprie masse con una differenza di 30 miliardi, quindi 30 miliardi di nuovi flussi. L'equivalente europeo, quindi il primo player europeo, in questo caso una fintech, una startup, ecco la differenza nello stesso arco temporale di 300 milioni di sterline. Quindi questa differenza poi si riflette in quelli che sono i tassi di crescita dei due mercati. Altro elemento che si è rivelato vincente, che ne abbiamo già parlato nel corso dei diversi interventi ed è un po' trasversale a questa dicotomia incumbent e startup, è invece quello di player che hanno deciso, no? L'abbiamo già detto, di adottare sistemi cosiddetti ibridi, quindi con anche una componente umana, e dall'altra parte invece società che hanno deciso di avere un approccio puramente digitale. Non stiamo parlando in questo caso, come dicevo, solo di incumbent, ma anche di quelle società che nascono come fintech, ma nel corso degli anni hanno saputo far evolvere il proprio modello di business verso partnership oppure evoluzioni di servizi verso appunto servizi più B2B, quindi con una componente umana che, come abbiamo già detto, si può risolvere in diverse tipologie di interazione. Ecco, magari guardando anche al futuro, alle prospettive, in particolare
con un'attenzione particolare al mercato europeo, quale può essere, ecco, un driver di crescita, un driver di sviluppo nei prossimi anni. Una parola che probabilmente ho già citato è quella delle partnership, quindi abbiamo un mercato che prevalentemente è fatto di fintech, è fatto di startup che si sono affacciate e si sono affacciate per prime su questo mercato, e abbiamo adesso delle banche che anche sulla base della nostra esperienza nel corso degli ultimi anni si stanno sempre più interessando. Quindi la capacità di mettere insieme, no, come dicevamo prima, i clienti che sono presso le banche e alcune capacità soprattutto innovative che sono presso questi player potrebbe essere sicuramente una delle vie da percorrere in futuro. È un po' quello che stiamo facendo anche noi a livello europeo, dopo quanto è stato già fatto negli Stati Uniti, con la collaborazione che abbiamo in piedi con un robo advisor, con Scalable Capital, è proprio quello di cercare quindi delle banche con le quali intraprendere delle forme di partnership su questo segmento. Ecco, qui vorrei evidenziare, grazie Andrea Favaro, una importante differenza tra la storia del robo advisory negli Stati Uniti e quanto è accaduto negli ultimi anni qua. Negli Stati Uniti il robo for advisors, diciamo, si è basato, cioè la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche in capo a consulenti finanziari, si è caratterizzato per una grande libertà da parte dei consulenti finanziari nell'aggregare gli account, i dossier titoli che i loro clienti hanno presso vari intermediari, nel senso che da anni tecnologicamente e dal punto di vista regolamentare il quadro negli Stati Uniti è molto chiaro per fare la cosiddetta account aggregation. D'altra parte credo che sia un passaggio abbastanza necessario, indispensabile per partire nel fare una consulenza, come diceva prima Nicastro, olistica, e poi cercheremo di declinare meglio anche questo concetto di consulenza olistica. Ecco, qua in Italia la storia in merito è un po' più critica e difficoltosa, vedremo come cosa cambierà con le nuove normative, vedremo se ci sarà anche in Italia tutta questa libertà, diciamo, nel gestire i dati riguardo ai dossier titoli. Non stiamo parlando dei dati di conto corrente, stiamo parlando dei dati di dossier titoli, quindi la possibilità di avere in real time tutti questi movimenti delle attività finanziarie domiciliati, trasferiti presso terze parti, ovviamente dietro l'autorizzazione dei clienti. Maurizio Primanni, fondatore di Excellence Consulting. Allora, quindi qui passiamo sotto il punto di vista di una società di consulenza, e quindi sentiamo da te qual è la dimensione del fenomeno dell'intelligenza artificiale applicata all'industria dei servizi finanziari, e magari anche facendo un confronto, perché qui diciamo siamo stati forse in questo momento un po' superficiali, ma perché appunto non ce n'è stata l'occasione. Adesso cerchiamo di essere un po' più analitici nel comprendere la differenza nell'ambito dei servizi finanziari tra quello che può fare la macchina e quello che può fare l'intelligenza umana. Allora, a me è piaciuto molto il titolo di questo convegno di quest'anno, perché è la seconda volta che vengo, e mi è piaciuto quest'anno l'aggancio dell'intelligenza artificiale al concetto del robo advisor, perché poi nell'ampia discussione che c'è intorno a questi fenomeni, alle loro potenzialità, una delle tesi che si sta affermando è proprio che il punto di svolta sarà determinato dall'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo dei financial services ed anche al mondo della consulenza finanziaria. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare, il contributo che voglio portarvi oggi, è un contributo più analitico, come è stato detto, per cercare di capire se veramente l'intelligenza artificiale ha il valore e il potenziale per potersi sostituire all'intelligenza umana. Quindi vi propongo un estratto di alcune riflessioni che stiamo facendo in azienda su questo tema, e anche un po' vi do poi un'anteprima di quella che è la soluzione di questa ricerca. Allora, innanzitutto, premesso, dobbiamo dire che l'intelligenza artificiale come fenomeno, insieme ad un altro paio di fenomeni che sono le piattaforme, io personalmente credo che siano tre fenomeni che potranno rappresentare per il futuro un punto di svolta
veramente determinante di tutti i business model un po' in quasi tutti i settori. In realtà potranno rappresentare, come dire, è un futuro che è già realtà in alcuni settori, perché se andiamo a vedere quelle che è la brand valuation delle principali società mondiali, troviamo i primi posti, lo sapete, le famose GAFA, Google, Amazon, Apple e Facebook, che sono società che fino a qualche anno fa erano pressoché inesistenti. Quindi sono tre fenomeni che stanno cambiando l'economia. In particolare, qui vi ho preparato alcune tavole che vi mostro molto velocemente. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale, c'è anche chi ha stimato quale potrà essere l'impatto sull'economia. L'intelligenza artificiale, lo sapete, può impattare sia in termini di expediting, di aumento dell'efficienza dei processi, sia in termini di capacità di trasformare un modello di business pool, tipicamente i modelli di e-commerce B2C sono pool, i modelli push, dove c'è un'intelligenza artificiale che tende in qualche modo a diventare propositiva verso il cliente. E, dicevo, i contributi sono in termini di efficientamento dei processi e in termini di trasformazione dei modelli di business da pool a push. C'è chi ha stimato quello che può essere il valore al 2030, quindi insomma su un orizzonte già di medio periodo, di qui a circa 12-13 anni, dell'intelligenza artificiale, è stato stimato in circa 15,3 trilioni di dollari l'impatto di questo fenomeno, distribuito poi, come vedete, nei diversi settori. La cosa interessante di questa tavola è che il settore dei financial services è uno di quelli maggiormente impattati, ma non è sicuramente il più impattato. L'impatto su altri settori, quali il manufacturing piuttosto che il retail, è stimato essere molto, molto più rilevante. In particolare, per quanto riguarda la nostra dimensione, quella dei financial services, l'intelligenza artificiale può essere applicata ad n dimensioni. Andiamo dal trading fino a quello di cui stavamo parlando un attimo fa, robo-advisory. Su robo-advisory effettivamente le dimensioni di applicabilità di questa evoluzione digitale sono molteplici. Possiamo rendere disponibili dei sistemi di profilatura evoluta che tengano conto di variabili psicometriche piuttosto che antropometriche del cliente. Possiamo dare la possibilità di avere un challenger rispetto alla consulenza finanziaria fatta dal consulente nell'intelligenza artificiale e mettere a confronto quelli che sono i diversi risultati o i diversi portafogli che vengono sviluppati e via dicendo. Quindi effettivamente le applicazioni al nostro mondo sono molteplici. Chiaramente qui c'è una diatriba in corso, una discussione in corso tra i fautori dell'intelligenza artificiale e i fautori dell'intelligenza umana. Ognuno cerca di mettere in evidenza quelle che sono i plus della loro parte. È indubbio che l'intelligenza umana ha una serie di limiti, tutta la teoria della finanza comportamentale ce lo ha insegnato, quindi questa tavola trovate una sintesi, ma in buona sostanza il succo è quello. È interessante riflettere, e su questo secondo me apriamo invece un capitolo che fino adesso è stato meno esplorato, su quelli che sono i limiti dell'intelligenza artificiale, perché anche l'intelligenza artificiale ha dei propri limiti. Quindi chiudo questo primo intervento nel dire, anche approcciando il tema da un punto di vista esclusivamente teorico, andando a vedere la dottrina, andando a vedere i modelli, andando a vedere le analisi che stanno dietro allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, riscontriamo dei limiti sia per l'intelligenza umana sia per l'intelligenza artificiale. Quindi sarà verosimilmente nel medio periodo, nell'ambito della consulenza finanziaria, una vera e propria battaglia che si andrà a sviluppare sul mercato. Grazie Maurizio. Tra l'altro credo che più noi usciamo dal robo-investing, che può essere gestito con algoritmi più o meno efficaci, quindi più usciamo da una dimensione quantitativa, modellizzabile, quindi entriamo a questo punto in una consulenza più olistica, più discrezionale, più qualitativa, che riguarda per esempio le assicurazioni, che riguarda la previdenza, che riguarda la successione, gli immobili, e più ci troviamo in difficoltà a modellizzare e quindi ad applicare anche l'intelligenza artificiale. Però anche qui qualche onesto tentativo c'è, anche
guardando a livello internazionale, e non è escluso che nel tempo i risultati possano essere più confortanti anche in questo ambito. Gianluca, tu prima già avevi evidenziato la differenza tra i vari canali di assistenza della clientela. Allora, Banca Sella, come altre banche, si basa sulla multicanalità, ma al centro ha sempre ancora la rete di filiali. Allora, qual è la differenza in termini di efficacia anche sotto altri profili tra la rete di filiali fisiche che abbiamo visto, abbiamo capito, sembra che siano sempre meno affollate, ma che comunque sono ancora necessarie, soprattutto in relazione a un certo tipo di servizio, un certo tipo di clientela, per esempio appunto nella gestione dei risparmi, e invece tutto il resto, tutta la multicanalità, tutto quello che avviene a distanza, tutto quello che avviene per internet, per email, per sms, per telefono. Questo è il domandone per qualunque manager bancario degli ultimi 10 anni, credo, no? Quindi sicuramente tutti noi stiamo lavorando in quella direzione. Io penso che si debba fare un mezzo passo indietro dicendo che cosa ci serve nei prossimi X anni, che siano 3, 5 o 10, l'orizzonte definitelo voi. Cosa servirà all'industria bancaria, non alle banche, al banking, per non solo sopravvivere ma avere successo con chi attualmente ha le disponibilità finanziarie, e sono d'accordo con Marco, insomma le fasce d'età sono abbastanza chiaramente definite ad oggi, ma anche chi le avrà fra 10 o 20 anni. Poi chiaramente ci sarà il passaggio generazionale, presto o tardi, ma intanto la situazione è così questa. Così è. Allora, noi riteniamo che ci siano 3 elementi distintivi, già oggi, e che in futuro varranno ancora di più. Uno sono le competenze informatiche. Abbiamo parlato prima delle differenze fra legacy e quindi tutto ciò che è l'eredità a livello di core banking, e invece la facilità con cui una startup o un newcomer riesce a entrare nel mercato e in modo molto snello, in verticale, fornire un prodotto o un servizio in modo molto agile e con costi bassi. Quindi è chiaro che la capacità e la disponibilità, la flessibilità del sistema informativo fa la differenza, perché altrimenti non riesce a stare al passo con i tempi. Uno, questo è un prerequisito. E oggi su questo l'industria bancaria, soprattutto in Italia, è non messa benissimo, per usare un eufemismo. Noi su questo, ma apro e chiudo una parentesi, abbiamo un sistema completamente aperto da tanti anni, forse l'unica banca italiana, e siamo messi in termini relativi meglio degli altri, ma chiaramente non siamo così agili come vorremmo o come una startup. Secondo elemento chiave sono i numeri. Tutto ciò che ha a che fare con i data analytics, perché l'intelligenza artificiale si basa su dati. I big data prima hanno bisogno di small data, come l'intelligenza artificiale avrebbe bisogno di intelligenza naturale prima per essere implementata, perché poi l'intelligenza artificiale è un programma di qualcuno che crea qualche cosa, ma dipende sempre poi dal manico da chi sta dietro. Quindi il secondo elemento è la disponibilità e l'utilizzo dei dati, la capacità di utilizzare i dati. I dati cosa vuol dire? Conoscere il cliente. Quindi ho un'infrastruttura, ho dei dati, li so usare, li capisco, e a questo punto cosa faccio? Mi devo relazionare col cliente, torno al punto prima, cioè il valore della relazione. La relazione fisica e la relazione multicanale. Ecco, la relazione multicanale è quella che è cambiata tanto, perché la customer experience, o in termini più tecnici sul digitale, la user experience, cioè la facilità d'uso con cui voi navigate su una app, oggi è un po' diversa da quello che erano i vecchi siti delle vecchie banche 10 anni fa. Oggi il cliente, indipendentemente dall'età, vuole una facilità d'uso anche nella fruizione dei servizi finanziari tale quale a quella che ha quando va su Booking e prenota la vacanza, o su Airbnb, meglio ancora. Io prenoto su Airbnb semplicemente perché riesco a farlo in 3 minuti, mentre Booking ce l'impiego 6, e non mi dà gli stessi filtri, gli stessi criteri di utilizzo. Ecco, io penso che anche sui prodotti bancari si andrà in quella direzione. Quindi l'infrastruttura, la conoscenza e l'utilizzo dei dati, e il front dal punto di vista digitale di rapporto col cliente. A questo punto cosa manca? Manca come gestisco il rapporto col cliente. Come lo gestisco? È come vuole lui. Perché è il cliente che sceglie come relazionarsi con la banca. Sceglie il canale, sceglie il quando, sceglie il cosa e il come. E si aspetta di trovare le stesse informazioni aggiornate in tempo reale e le stesse competenze e disponibilità indipendentemente dal canale scelto. Perché sei in macchina la mattina, vai in ufficio, mi chiama il telefono,
se è in ufficio usa la chat così nessuno se ne accorge, e magari la sera alle 18 passa dalla filiale a parlare col consulente, oppure sabato mattina quando magari va a fare la spesa o a fare una passeggiata in centro. Ma il cliente è sempre lui, le sue esigenze sono sempre quelle, e la banca è una. Oggi il cliente, se entra nel succursale, va sul sito o agisce cercando altre informazioni, trova spesso informazioni, non informazioni diverse, non si parlano questi mondi. Ora da multicanalità si parla di omnichannel, cioè quindi di essere contemporaneamente allineato e contemporaneamente servito secondo come il cliente vuole. Capite lo sforzo enorme che c'è dietro? Ne parlavamo prima con Marco sottovoce, ma la difficoltà è la parte dietro, è il back office, è il middle office, sono i processi operativi, è quello su cui bisogna sporcarsi le mani affinché il cliente davanti veda il tutto bello, pulito, liscio e piacevole. Si parla di gradevolezza, no? La gradevolezza dell'utilizzo, dell'interazione, del contatto. Ora vuol dire che bisogna, per esempio, censire la soddisfazione del cliente e il piacere che il cliente ha, veramente il piacere che il cliente ha, nell'interagire con tutti i touch point della banca a livello multicanale. Vuol dire vado sul sito, sono contento di questa pagina, ti è piaciuta? Com'è stata l'esperienza del bonifico? Wow, che bel bonifico che ho fatto, così sembra una barzelletta. Però perché poi fai il bonifico su un'app invece che su un'altra? Voi avete sul telefono, non so, le previsioni del tempo? Sono sempre quelle, io penso, no? Però dipende quella che usate in modo più facile. Ecco, quindi attenzione a tutto questo mondo qua. Mi taccio, dopo magari parliamo di qualche aspetto più di Next, di intelligenza artificiale, di robot o altro, che già abbiamo fatto qualche esperimento anche sì, qua. Sì, ok, adesso quando concludiamo il giro ti torno da te Gianluca. Andrea, allora voi avete avuto come iShares BlackRock anche delle esperienze, mi sembra da un paio d'anni a questa parte, nel segmento business to business, quindi nel Robo for Advisors. Puoi dirci qualcosa? Sì, corretto, è un'esperienza che nasce qualche anno fa nel mercato americano con Future Advisor, quindi l'acquisizione di Future Advisor, e più recentemente quest'anno in Europa dalla collaborazione con Scalable Capital. Provo a portare qualche lezione che abbiamo imparato, qualche anche botta sui denti, no? Che abbiamo imparato in questi anni lavorando quindi con servizi di Robo Advisor con le banche sostanzialmente. Ecco, un primo elemento estremamente importante è quello di identificare in maniera ben precisa un target di clientela, quindi semplicemente non faccio il Robo Advisor perché è di moda, lo fanno tutti, o perché semplicemente l'ha chiesto l'amministratore delegato. Devo identificare un segmento specifico di clientela, che poi può essere diverso da player a player. Ad esempio, per una rete di consulenti può essere un modo per andare a servire quella parte di clientela che non è redditivo seguire con il consulente. Per una banca retail può essere invece un modo per magari mettere a lavorare delle masse in amministrato, e ancora una volta per una banca private può essere invece un modo per acquisire clientela da altri istituti o masse presso altri istituti e poi fare magari un upselling di servizi un po' più premium. Quindi un primo elemento è sicuramente quello che va identificato un segmento target di clientela. Altra cosa estremamente importante, un po' l'abbiamo già accennato, gli economics devono funzionare per la banca, perché la banca si vedrà costretta a distogliere risorse da attività che sono profittevoli, che sono in essere, sono profittevoli, ma lo deve essere anche per il consulente, che quindi deve avere un'alternativa che sia perlomeno altrettanto attraente quanto quelle di cui già dispone. Quindi importanza degli economics. Terzo, anche qui l'abbiamo già accennato, è fondamentale investire anche in operations e compliance. Quindi io posso anche costruire la più bella user interface di questo pianeta, ma se poi non ho un back office che è all'altezza, o mi resta del cartaceo in giro per il processo, la cosa non funziona così bene. L'ultimo elemento, è forse quello più importante, ecco, ancora una volta, ho costruito il più bel Robo Advisor, i clienti non arrivano da soli, quindi è fondamentale anche qui avere un piano, un cosiddetto go to market plan, in grado di poi andare a prendere effettivamente quel segmento che si è identificato con tutta una serie di mezzi. Quindi queste sono le quattro, diciamo, lezioni che abbiamo imparato in questi anni da questa esperienza. Grazie Andrea, infatti
noterete come il concetto di big data, che è fantastico, che ci dà l'idea di un grandissimo potere nelle mani di chi i dati ce li ha, però presuppone anche la capacità di utilizzare questi dati, perché altrimenti se non c'è questa capacità i dati servono a poco o nulla. E questa è una questione tutt'altro che secondaria, prima l'ha evidenziato anche Gianluca e poi anche Andrea, cioè la fattibilità di questo utilizzo massiccio, sistematico, con valore aggiunto dei dati. Faccio un esempio: noi da anni temiamo il grande fratello fiscale, no? Questa grande anagrafe tributaria, no? Cioè il fatto che adesso da anni il fisco, no, riceve dagli intermediari finanziari una serie di dati, no? Forse non vi sarà sfuggito qualche giorno fa, forse anche oggi c'era qualcosa, la Corte dei Conti che ha chiesto all'Agenzia delle Entrate: ma cara Agenzia delle Entrate, tu hai questi dati da anni, perché non li usi? Ora uno dice: meno male, no? Da un contribuente che non ha voglia di farsi esaminare troppo le proprie attività bancarie, magari è ben contento, però questo ci dà l'idea, lo scambio di informazioni tra vari paesi funzionerà. Sapete che dall'anno prossimo entrano in vigore i CRS? Punto di domanda. No, certamente è importante creare l'effetto minaccia, no? Guarda che noi ce li abbiamo, e però poi bisogna vedere se e come saranno utilizzati. Scusa Maurizio, ho fatto una divagazione e torno da te, perché invece tu sei uno che cerca di aiutarci a capire quali possono essere le sinergie tra l'intelligenza artificiale e intelligenza umana. Allora, a me è piaciuto molto un paio di richiami che hanno fatto i miei colleghi qua relatori. Allora, quando Gianluca parla di competenze, perché arriveremo proprio lì, l'intelligenza, dicevo, tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana, un po' in tutti i settori, compreso il nostro settore della consulenza finanziaria, si svilupperà nel futuro. Adesso magari non sarà immediatamente domani, ma nel medio termine si svilupperà sicuramente un confronto. Cosa deve fare l'incumbent o chi è già in questo mercato per poter sostenere questo confronto? Sicuramente l'investimento sulle competenze, che è la cosa più importante, ed è proprio dove arriviamo con questa analisi, perché abbiamo visto quali sono i limiti dell'intelligenza umana, abbiamo visto quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale. Primo fra tutti, lo ricordavamo anche prima, la disponibilità e la qualità dei dati che abbiamo a disposizione, perché poi l'intelligenza artificiale applica degli algoritmi di deep learning, machine learning, come li chiamano oggi, ma li applica comunque a delle grandi basi dati. Si svilupperà, dicevo, questo confronto, e una delle chiavi di lettura di questo confronto è il modello che ci ha proposto qualche anno fa, anche con un libro di ottimo successo, Kahneman, in cui è stato rappresentato un po' il modo di ragionare umano, che si compone di due sistemi: un primo sistema logico e un secondo sistema intuitivo. Allora, è chiaro che il sistema logico è il sistema che ragiona per alberi decisionali, per consecutio logiche, implica all'essere umano un grande sforzo, e qui è dove sicuramente l'effetto di scala, l'effetto di efficienza di un elaboratore che è capace di gestire tanti dati riesce a dare delle performance migliori rispetto a quelle di un essere umano, pur figlio di un processo di selezione naturale che ne ha ottimizzato le capacità cognitive. L'essere umano però può far conto anche su un secondo sistema, che è il sistema del pensiero veloce, lo chiama Kahneman, no? Il titolo del suo libro è Pensiero lento e veloce. Pensiero veloce è il calcolo intuitivo, quello che va per associazioni, quello che spesso ci porta a prendere delle decisioni sulla base di alcune regole non logiche, ma in qualche modo che fanno parte del nostro DNA, della nostra esperienza che sia stratificata nel tempo, e ci aiutano ad essere efficienti nel risolvere alcune problematiche. Allora, su questo secondo sistema, che pure però è viziato da alcuni bias, perché non ci dimentichiamo la teoria della finanza comportamentale,
l'uomo può battere la macchina. In relazione a questo tipo di considerazioni, su cui non voglio però annoiarvi troppo, quale può essere la sintesi? La sintesi è quella della partnership e guardate un po', è quello che stanno applicando proprio i grandi player a cui noi spesso facciamo riferimento quando parliamo di innovazione tecnologica, di intelligenza artificiale, di customer experience o così via. Vi porto qui il case study molto interessante del processo di selezione che viene applicato adesso in Google. Il processo di selezione di Google prevede un confronto sistematico tra un recruiter umano che applica un modello di intervista standardizzato e uguale per tutti i candidati e per tutti i recruiter, il quale è libero di dare una sua valutazione finale sul candidato, ma la valutazione di ogni recruiter viene sistematicamente confrontata con quella che avrebbe dato l'intelligenza artificiale. I risultati vengono tracciati e vengono poi sistematicamente valutati in base a quelli che sono i riscontri delle scelte che hanno preso i recruiter. Questo è un bel esempio, secondo me, per far vedere come è possibile un po' in tutti i settori creare una sintesi virtuosa tra i risultati dell'applicazione dell'intelligenza artificiale anche come elemento di correzione e di ottimizzazione del comportamento umano. La stessa cosa la possiamo fare nel mondo dei servizi finanziari, immaginandoci questa figura noi l'abbiamo chiamata dell'e-advisor, termine anche molto, molto utilizzato negli Stati Uniti. Ecco, questo è l'investimento sulle competenze di cui parlava prima Gianluca Bisognani. Il consulente che è già in questo settore probabilmente per competere questa dinamica concorrenziale che andrà a svilupparsi sul mercato deve fare un investimento importante sulle proprie competenze tecnologiche, diventare un e-advisor. Gli advisor, dicevo, negli Stati Uniti esistono già, ci sono già delle statistiche interessanti. Gli advisor sono i consulenti che riescono ad utilizzare la tecnologia oggi e domani, anche l'intelligenza artificiale, per metterla al servizio del loro modello di business. I risultati sono veramente molto interessanti, perché le prime statistiche ci dicono che gli advisor oramai battono gli advisor tradizionali un po' su tutte le dimensioni, non si parla soltanto di soddisfazione della clientela ma anche proprio di dimensioni di business, in termini di crescita dei portafogli, in termini di quota di capacità di acquisizione di nuovi clienti e così via. Quindi quella dell'investimento nelle competenze tecnologiche è, mi sentirei di dire, veramente una delle dimensioni chiave su cui investire per il futuro, per poter in ogni caso continuare ad essere su questo tipo di mercato. Grazie Maurizio. Allora, il concetto è too much information is equal to no information, se non c'è un'adeguata capacità di elaborazione di questi dati. Gianluca, volevi tornare sull'argomento intelligenza artificiale, quindi la capacità o meno di elaborare questa mole enorme di dati che le banche raccolgono sui propri clienti? Sì, molto brevemente mi volevo collegare al panel di prima, anche perché penso con i tempi, quando si avvicina Massimo, cominciamo a guardare l'orologio, è giusto? Allora, no, solo un flash. Il mondo sta cambiando molto velocemente, quindi Robo Advisory è uno dei tasselli dell'evoluzione tecnologica dell'industria bancaria. Fintech in senso più ampio si stanno occupando di smantellare, unbundling the bank. Cosa alcuni player stanno facendo in giro per il mondo e anche in Italia, quindi vi racconto alcune possibili soluzioni diciamo all'italiana e in particolare che Banca Sella sta portando avanti in questi ed altri ambiti. Noi stiamo sviluppando una piattaforma cosiddetta di API, quindi quello di cui si è menzionato prima, quindi le interfacce informatiche che consentono ad altri player di lavorare con i gestionali della banca, col sistema informativo aperto della banca. Questa è la risposta informatica nei confronti delle novità regolamentari e IT nel mondo. Quindi PSD2, devi dare i tuoi dati, la privacy, e quindi anche qui non ci sarà più privacy nei dati. MiFID 2, tutta la trasparenza sui dati in termini di costi che vengono sottoscritti. Le start-up
faranno da soli o fanno delle alleanze con le banche o vengono comprate dalle banche, ma fare delle alleanze e poi mica posso martellarle dentro, come diceva giustamente qualcuno prima. I sistemi informativi delle start-up devono avere, deve essere strutturato per poter lavorare con queste start-up. Allora vuol dire che le banche, per sopravvivere, che è un brutto termine, per avere successo anche in futuro, devono trasformarsi. E io penso che le banche abbiano sia le competenze che la voglia di continuare a essere un player di riferimento. Per fare questo però devono un po' cambiare pelle, devono essere molto più aperte in un regime di competition, quindi di concorrenza e cooperazione con tutti questi nuovi player, e quindi attrezzarsi dal punto di vista informatico e di capacità di gestione del dato e della relazione col cliente. In quest'ottica montare poi su questa infrastruttura i nuovi trend di cui stiamo parlando diventano efficaci. Noi abbiamo già esperimenti di robo. Robo vuol dire che siamo a sostituire, automatizzare i processi. A volte è più veloce robotizzare un processo, una volta c'erano le query quando io avevo imparato a usare Excel 20 anni fa, piuttosto che digitalizzare tutti i processi alla parte di back office. L'intelligenza artificiale vuol dire cominciare a montare dei meccanismi con dei motori semantici, per esempio per gestire le chat. A questo punto vado a sgonfiare il lavoro stupido del bancario e a liberare tempo affinché il mio bancario, il mio futuro consulente, perché poi il tema del change management, della formazione, è il vero tema cruciale, possa dedicarsi ad altro. Ancora una volta torno al tema della complessità a livello di operation di tutto questo. Bisogna investire, ci vuole tanto tempo, un po' di pazienza, ma io sono assolutamente certo che le competenze ci siano. Poi per chiudere una battuta, di data scientist in Italia forse non ce ne sono tantissimi, ma di psicologi che ci possono aiutare a capire meglio le esigenze del cliente forse sì, e magari abbiamo trovato un po' qualche posto di lavoro anche per loro. Devono riuscire a farsi pagare una parcella, quindi a far percepire il loro value for money. Grazie anche a te Gianluca. Volevo soltanto fare una battuta per poi darti la parola a livello conclusivo, ringraziando sia te che gli altri. Qualche tempo fa, e non c'erano ancora i robot advisor, non c'erano ancora gli ETF, avevo un amico che faceva il regista televisivo, che aveva una gestione patrimoniale con una banca, e un giorno ci vediamo, mi dice: io ogni 3 mesi ricevo l'estratto conto della mia gestione patrimoniale, però vedo che quello che gestisce i miei soldi in banca fa sempre peggio del benchmark. Allora dice: ma secondo te, se io chiedo alla banca di farmi gestire i soldi dal benchmark, ma l'ha detto seriamente, seriamente. Dove abita? Allora lì ho capito l'importanza della gestione passiva, della consulenza, adesso del robot advisor. Vabbè, comunque do la parola a Marco adesso per chiudere questa discussione. Sì, ricordandomi che siamo davanti a una platea di consulenti indipendenti, di società di consulenza indipendente. Allora, io sono stato la settimana scorsa a seguire questo convegno a Birmingham, si chiama Back to Why, sulla consulenza finanziaria olistica, e è emerso tra i vari messaggi, è stato molto divertente e molto interessante, c'erano 300 financial planners inglesi, per lo più indipendenti, e da che parte stanno andando? È preciso subito, non è che siccome in Inghilterra stanno andando da una parte o negli Stati Uniti stanno andando da quell'altra, noi dobbiamo seguirli. Attenzione, ogni mercato fa storia a sé, però secondo me è una cosa interessante anche vedere quali sono le condizioni dei mercati diverse da uno all'altro e come i singoli professional operatori reagiscono. Allora, lì, come voi sapete, in Inghilterra stanno subendo una forte compressione sull'attività tradizionale, attività regolamentata di gestione di portafoglio, raccomandazione di prodotti di investimento. Guadagnano sempre di meno. Per vari motivi c'è stata la regolamentazione e poi perché sempre di più gli chiedono, qui c'è Andrea presente, di inserire ETF nei portafogli, e quindi questo significa riduzione dei margini. Perché poi non lavorano solo con famiglie, molti di questi lavorano anche con fondi di pensione, con investitori istituzionali. Risposta, reazione, consulenza lifestyle. Cosa significa consulenza lifestyle? Significa consulenza olistica, che quindi entra nel merito di varie scelte di vita del cliente, che vanno dal pensionamento alla gestione dei rischi, separazione, divorzi, acquisto casa, vendita casa, debito, eccetera, eccetera, no? Un campo enorme. In parte, tra l'altro, abbiamo visto anche qualche esempio, in parte anche modellizzabile, no?
quindi anche qui è interessante vedere cosa stanno cercando di fare in termini di robotizzazione di questa parte del processo. Però diciamo, la parte tradizionale della loro attività, fondata o meno su parcella o commissione, lasciamo perdere questa differenza, comunque si sta impoverendo, e questi reagiscono andando in una parte olistica, lifestyle e non regolamentata dell'attività. E anche questo è interessante, perché hanno precisato che questa è un'area in cui chiedono delle revenues, delle parcelle ai loro clienti che non sono soggette a regolamentazione, o lo fanno direttamente, lì c'è questa possibilità, oppure lo fanno con altre entità, altre società controllate. Poi c'è tutto da vedere, non sono entrato nel merito del rispetto della normativa sui conflitti di interesse, lasciamo stare quella cosa lì. Comunque, la loro reazione è stata: andiamo in una zona che non solo è ad alti margini, e quello è effettivamente una esigenza condivisibile per compensare i minori margini dall'altra parte, ma andiamo in un'area in cui noi cerchiamo di dare delle risposte ai clienti su delle priorità sulle quali fino ad oggi l'industria finanziaria è stata sostanzialmente assente, per vari motivi storici, adesso non stiamo qui a discutere, sulle quali si può fare moltissimo, perché alla fine, se un cliente privato da qui a 2, 3, 5, 10, 20 anni sarà più ricco o più povero, sarà più o meno benestante, non dipenderà tanto dalla scelta di quel fondo comune, di quell'ETF o dell'ottimizzazione di quel portafoglio, ma dipenderà dal fatto che abbia gestito o meno e coperto o meno i grossi rischi che caratterizzano la sua esistenza, tipicamente i rischi di eventi rari a grande impatto, se avrà gestito la sua accumulazione previdenziale, se avrà gestito le fasi della vita in cui lavora di meno e non ha un reddito, se avrà subito o meno separazioni, divorzi, se avrà saputo gestirli, quanti figli ha avuto, se questi figli hanno studiato, si sono resi indipendenti oppure no. Cioè alla fine si può fare molto in quell'ambito, che tra parentesi è anche molto meno robotizzabile e più discrezionale e meno commoditizzabile, scusatemi questo neologismo, rispetto a un'attività che appunto invece è tradizionale, che vedremo se succederà anche qua, forse sì, vedremo, se non sarà nel 2018, vedremo se succederà dopo, di compressione dei margini e anche di commoditizzazione. Io credo che l'abito finanziario alla figura del consulente prima o poi starà molto stretto anche qui in Italia. Bravissimo Marco, bravissimi gli altri relatori, che ringrazio.